E hola a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo una roba, spero che faremo una roba strana, ovvero proveremo a miscelare due generi musicali molto distanti in un'unica composizione. Il fatto è questo, è un esperimento, non so se la cosa può funzionare o se magari no, e voi vi starete chiedendo, ma di che cazzo stai parlando? Allora, io sto parlando di questo. Avevo intenzione di miscelare, diciamo, il genere pop all'italiana anni 60, un esempio Massimo Ranieri o Gianni Morandi, così, ma forse ancora più vecchio, cioè proprio una roba stantia che senti ma neanche più su Radio Z, e usare questa base come un accompagnamento per la voce, che anch'essa mi piacerebbe farla vecchia. Ok? Mentre per la base ritmica, proprio per il beat nudo e crudo, usare qualcosa di nuovo come la trap. Quindi fare una roba del genere. Io non so se questa cosa potrà mai funzionare, però ci si prova. E guardiamo cosa ne esce. In ogni caso, non ho idea sul come iniziare. Proprio vuoto. Però qualcosa mi verrà in mente. Ma prima di iniziare, voglio ricordarvi di, se non l'avete ancora fatto, iscrivervi al canale, lasciare un mi piacino, commentare se volete chiedermi qualcosa, volete suggerirmi il tema del prossimo tutorial, anche se non lo fa mai nessuno, quindi faccio di testa mia, e passare da tutti i miei profili social, i link ve li sparo giù in descrizione. Ok? Bene, andiamo in sessione e vediamo. Per prima cosa mi serve, secondo me, una melodia. Nel senso, io che devo dire, questa è una parte difficile perché una melodia mi andrà a influenzare tempo, la scala e anche il genere della canzone, anche se comunque io il genere l'ho già scelto perché deve essere una roba un po' particolare. Devo farmi venire in mente qualcosa. Vediamo se ho qualcosa nel telefono, che ogni tanto, quando mi viene in mente qualcosa, me lo scrivo. E vediamo cosa ci porta. Questa per esempio è interessante. Dico, e mi son chiuso in me, il resto del mondo non lo sento più. E mi son chiuso in me, il resto del mondo non lo sento più. Come potrei farla vecchia? Tanto abbiamo definito il tempo. 60 ci piacciono i multipli di 5. Registriamola. Così, giusto per ricordarci. E mi son chiuso in me, il resto del mondo non lo sento più. Sapete cosa? Ci potrebbe stare anche una ripetizione, però per renderla più, questa parte la devo cambiare. E mi son chiuso in me, e mi son chiuso in me, so perché. Ricantiamola, però, con questa variazione qui. Chissà perché. Ho questa base qua, mettiamoci sotto una melodia, così da avere una base su cui lavorare. E mi son chiuso in me. Sono troppo fuori tonalità, quindi la devo rifare, però la voglio fare qui. Quindi. E mi son chiuso in me, il resto del mondo non lo sento più. E mi son chiuso in me. Chissà perché. Allora, dobbiamo trovare degli accordi. Allora, qui questa. Mi. Mi. E mi son chiuso in me, il resto del mondo no. Ora sì, ricantiamola senza il clip che mi insulta troppo. E mi son chiuso in me, il resto del mondo non lo sento più. E mi son chiuso in me, chissà perché. Adesso che dopo un'ora abbiamo trovato un senso a questa successione di accordi, ci abbiamo lavorato sopra, è l'ora di dare un po' di zoccolo duro alla cosa. Quindi la prima cosa che andrei a fare è andare a mettere un batte di 4. Chiuso in me, il resto del mondo non lo sento più. Per quanto riguarda il basso, mi serve qualcosa di molto sub. Quindi la cosa più simile a un 808 che ho sul Massive
Facciamo una linea di basso molto basica, molto trap, ok? Chiuso in me, il resto del mondo non lo sento più. La cosa secondo me importante della trap è che le note di basso vanno a dare la botta sui colpi di kick. Non preoccupiamoci troppo delle note per ora, ma più che altro del ritmo. Adesso che abbiamo questa cosa qui, io farei una cosa caruccia da sentire. Allora, in basso così non si sente un cazzo, quindi premo, seleziono tutto, premo T, faccio 12 e ci spostiamo sopra. Che all'inizio fosse tranquillo, tipo, che non te l'aspetti, no? Mi son chiuso in me, una cosa proprio dolcissima. Mi son chiuso in me, il resto del... Ok, adesso che abbiamo questo, si fa una bella serie di copia e incolla fino a circa 3 minuti, così da avere la completezza della canzone, e iniziamo a scrivere il testo. Potrei rimanere sulla falsa riga di tutta la canzone e quindi fare tipo na 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 na. È difficile vedere un bel fiore nascere dal sale. Dire vedere un bel fiore nascere dal sale. E così via. Completiamo il testo. Una volta completato il testo, è il momento di cantarlo. E mi son chiuso in me, chissà perché. Se... Adesso facciamo un po' di ordine a livello di composizione. Quindi direi che qui ci si fa un edit, intro, ritmo. Adesso che abbiamo fatto un po' di ordine, abbiamo risolto tutti i vari problemini, la preproduzione può dirsi terminata. Adesso iniziamo a impreziosire tutto. Prima cosa che volevo fare era riportare il basso in giù, perché vi ricordate che avevo pitchato praticamente 12 semitoni in su. Lo voglio riportare in giù, quindi prima, dopo. Una bella differenza. Adesso, come seconda cosa, vorrei andare a mettere qualcosa che dia noia, tra virgolette. Tipo, cioè non che dia noia, che crei un po' quella grana di vecchio, insomma. Quindi io andrei a mettere un contact, prendere kinetic metal. E mi son chiuso in me, il resto del mondo non... Ora, sta roba qua però fa cagare il cazzo. Perché non mi piace proprio il suono. Adesso ci mettiamo in loop proprio su questa parte. E con Moog, un Reku, andiamo a scolpirla come vorrei che fosse. Ora abbiamo questa parte qui e ci sta bene. Ci mettiamo un pianoforte. E mi son chiuso in me, il resto del mondo non lo sento più. E mi, il resto del mondo non lo sento più. E mi... Aggiungiamo degli archi. Chiuso in me, il resto del mondo. Prossima roba che vorrei andare ad aggiungere è una hi-hat che mi si muova un po' come in un valzer. Vigile. Fiore nascere dal sale. Adesso a questo ci aggiungiamo degli elementi, però. Giusto per rimandare un po' alla trap. Fiore nascere dal sale e senti. Ok, adesso rifacciamo le chitarre, magari per farne un pochino più precise.
e vediamo, vediamo un po' che ne esce. Che ho fatto questo, riattaccherei la tastierina e farei le ultime parti per rendere tutto giusto. Visto, ho trovato il modo per mettere la tastiera e tutto in uno schermo solo. Là fuori è un divenire, io come posso fermarmi a guardare? E mi son chiuso in me, il resto del mondo non lo sento più. L'arrangiamento, penso, credo, presumo che sia finito. Adesso la canzone va cantata per bene, quindi, come dico sempre, voce principale, cori, coretti, seconde voci, robe in più, robe in meno, un bel purpurri di roba. È difficile vedere un bel fiore nascere dal sale. Son chiuso in me, il resto del mondo più. E mi son chiuso in me, il resto del mondo non lo sento più. Una volta che delle registrazioni sono state fatte, come sempre, che palle, mi vengo a noia da solo, bisogna fare un bel mix, che comunque dia giustizia a quello che abbiamo fatto. Quindi alla fine il risultato non è avvenuto esattamente come me l'ero immaginato, è venuto non proprio una cosa anni 60, diciamo una cosa anni fine 90, inizio 2000 di Sanremo, quindi una cosa super Rai. Però vabbè, dai, sono soddisfatto. Ah già, ma voi non l'avete sentito il risultato finale? Vai, ve ne lascio un pezzettino. Mi son chiuso in me, il resto del mondo non lo sento più. Mi son chiuso in me, chissà perché. È difficile vedere un bel fiore nascere dal sale e sentire. E questo, signore e signori, è il risultato che ho ottenuto dopo il mix. Spero che vi sia piaciuto. In ogni caso, il video completo, con la canzone completa, esce settimana prossima, sempre qui sul canale. Noi ci becchiamo prestissimo in un nuovo video, e quindi... Ciao!